Eccoci, bentornati finalmente su una Zoom 11 Go Luce, altro giorno, altra parte. Nella scorsa avevamo battuto due amichevoli e spiegai anche il motivo del ritorno da Maddy, mentre ora finalmente io direi di dare una grande parte verso la fine della trama. Non sarà probabilmente l'ultima di trama, ma ci stiamo avvicinando sempre di più verso la fine, perlomeno di trama quella originale. Sentiamo Mark. È arrivato il momento di dirvi chi sarà a guidarvi in finale. Arion Sherwind, sei tu il nuovo capitano. Ah, sta questa suspense per questa notizia? Beh, in effetti sembra qualcosa di stupido, però dare la fascia di capitano a un personaggio come Arion è una grande responsabilità nella gestione del gioco. Perché nel gioco, videogioco in Azuma Eleven Go, perlomeno Riccardo non si è fatto vedere quello che fa come capitano. Però nella vita reale il capitano è una figura importante per gestire anche solamente i colloqui, i dialoghi con l'arbitro, con l'allenatore, con i giocatori. Ora, tra bambini non so l'essere capitano o meno cosa cambi se non quello di una figura di prestigio all'interno del campo stesso. Siamo già al capitolo 12, per un attimo pensavo fossimo all'11, invece effettivamente questo sarà l'ultimo. Potrei anche tirare tutto dritto verso la fine. Bisogna vedere in questa parte cosa riusciamo a fare nel giro di 20 minuti, perché magari accadranno delle cose interessanti per cui non ne valga la pena appunto fare una parte unica, ma spezzarla in due. Vedrò, o meglio, vedrete. Campo d'allenamento, come al solito, una delle ultime volte in cui Mark o Jude ci obbligano ad andare al campo, una delle ultime volte in cui anche dobbiamo sopportare questi dialoghi, questi monologhi degli allenatori, perché dalle prossime parti in poi, sicuramente dalla 30 circa in poi, se non prima, ora siamo alla 26, beh, non dovremo sottostare a nessun tipo di obbligo, ma sarò io giocatore, a scegliere cosa fare e soprattutto quando. Per il momento godiamoci, per quanto ci si può godere, ecco, di questi ultimi sprazzi di storia, un po' allungati con il brodo, come spesso capita, quasi come una zuppa super annacquata, queste ultime due parti di trama. Io non mi sono molto interessato alla storia in sé. E mancava ancora lui, Harley Kane, anch'esso un po' allungato, si è aggiunto gli occhiali, un po' da intellettuale, ha accorciato i capelli, ma nulla di più. In ogni caso è bello vedere sempre personaggi della vecchia Raymond o del passato, della trilogia passata di anni fa. Mi pare che ne passarono o 7 o 8 di anni. Quindi indicativamente, infatti, i ragazzi al tempo ora ne hanno circa 20, 21. Penso siano più giovani di me, ecco, fino a 24. Almeno, magari tranne Harley che già era grande al tempo e tranne chi al tempo aveva più anni. Perché mi pare che Harley ne avesse già 16 o 17 addirittura. Anche se non ho mai capito il perché potesse giocare a calcio, di fatto sì, non era Football Frontier, ma boh, ai mondiali sì, poi ha giocato senza problemi, quando magari c'è un limite d'età, boh, non l'ho mai capito. Torniamo alla Royal Academy, veramente non ne posso più, io non ci tornerò mai più al suo interno, se non quando sarò obbligato. Non avrò davvero più bisogno, spero. Io qui evito come la peste le sfide casuali, perché ormai cominciano a essere troppo scarse da un bel po' di tempo queste presenti. Ma invece che andare al campo, entriamo al cosiddetto QG, quartier generale, con questa musica super inquietante o misteriosa, in cui Xavier, Jordan, Willy, ricordiamoci anche lui, arrivano a indagare sempre di più al mondo del quinto settore. Vediamo effettivamente, ora qui leggo perché ha un suo senso secondo me capire almeno queste ultime parti di trama. Vabbè, giustamente forse Jude per la prima volta scopre che Xavier, diventando grande, ha preso anche il cognome di Astram, ovvero Schiller. Grazie all'aiuto di Jordan e dei miei amici del storia dell'infanzia, Xavier è il capo, io sono suo assistente, non avete idea di quanto lavoro abbiamo. A volte vi sembra di annegare tra le scartoffie. Facciamoli parlare a loro. Siete Foster e Greenway dell'Inazuma Japan. Bravo. Ah, tra l'altro, sì, è vero. Aspetta. Io per un attimo ho dato per scontato
che lui si chiamasse Xavier Schiller, in realtà io lo conoscevo come Xavier Foster e solo crescendo ha preferito nuovamente cambiare cognome in Schiller, mentre Jordan già lo sapevamo Greenway. Cosa? Oh, ma certo, ora ricordo, sapevo di averli già visti da qualche parte. Due membri storici dell'Inazuma Japan in un colpo solo. Credi che ci faranno l'autografo? Non è il momento, direi. Mark, Arion, vi ho convocati per un motivo molto Oh, importante. sentiamo, dai. Subito. Una valigetta, un Avete trovato piccolo evidenza della booklet. corruzione del quinto settore? Abbiamo trovato documenti relativi ad affari disonesti di ogni tipo. È un miracolo che nessuno li abbia scoperti fino ad oggi. Quindi il quinto settore ha infranto la legge? Sam, benvenuto nel pianeta Terra. Non può essere. Lui non avrebbe mai. Certo, Mark si chiede, ma come Axel? Pensavo avesse altri scopi. Fatelo parlare, cazzo. È la stessa cosa che ho pensato anch'io. Per questo ho indagato ancora più a fondo. Così ho scoperto qualcosa di molto interessante. Pare che non sia Alex Zabel il vero leader del quinto settore. Eccolo. Non è possibile. Sta dicendo che c'è qualcuno ancora più potente a muovere i fili. Non vedo l'ora di arrivare a questo punto perché per me vuol dire fine trama e vuol dire finalmente smascherare il vero burattinaio di questa messa in scena. Al momento non c'è ancora nulla di certo, Non quindi possiamo però continueremo ancora con le sapere il nostre nome, a indagini. quanto pare. Nel mentre cercheremo di capire a cosa si riferisce il nome in codice Dragon Link, che è saltato fuori nelle ricerche su Cinque Dea. I miei Spyglass Hacker hanno deciso di unire le forze con Xavier. Insieme arriveremo in fondo a questa sporca faccenda. La voce di Willy non mi piace, me la preferivo quando era più piccolo. Splendido. Contiamo su di voi. Ok, ragazzi, è ora di andare ad Ma allenarci. che Sì, ma palle, prima. ma basta allenarci, ma non ho più Certo. voglia. Cristo, sì che poi l'intero gioco si basa sull'allenamento, però siete un po' monotoni. Beh, in ogni caso abbiamo scoperto sempre di più qualcosa o qualcuno dietro al quinto settore. E sarà forse parlando con Victor al fiume, che io però mi teletrasporto, che scopriremo ancora dei dettagli in più. Il cavetto ha smesso di funzionare. Allora, Victor, dici tutto. Il mio cane si è mangiato, non capisco perché. Oddio, e cosa c'è ora? Cosa ha quel cane? La rabbia. Boh. Ehi, Victor, di cosa volevi parlarmi? Ho una nuova tecnica da mostrarti. Ah, tutto qui. Che palle. Io pensavo mi dicessi qualcosa di nuovo legato al quinto settore. Ma sto cazzo di cane perché abbaia? Voce di Jade. Cosa è successo a Jade? Perché un cane? E niente, mentre Victor voleva mostrare la tecnica, Arion, come al solito, rovina tutto perché si interessa di queste cazzate. Sentiamo. Spero sia una cosa interessante. Chi è questo qua? No! Mi dissocio, eh! Come direbbero i YouTuber, i Twitcher, gli streamer grandi e piccoli di questi ultimi tempi. Che poi non c'è più frase ironica e falsa e ipocrita di mi dissocio. È una grande paraculata, comunque. L'ho detta anch'io, ma solo per mostrare la mia paraculaggine, ovviamente. Una sfida, ma contro di chi? Contro gli agenti? Ma chi sono sti qua? Ma da dove arrivano? I seguaci quintini. Vi ricordate che l'avevano trovata già una sfida di questo tipo? Non mi ricordo dove, quando, perché c'è Wall-E? Ah, beh, certo, non c'è più. Riccardo, ci può anche stare in effetti. Io attiverei lo spirito guerriero di Arion. O sì, per un attimo ho pensato lo spirito guerriero di Victor. Ma voglio questo, così che da passare contro faglie. Tanto scopriamo, non era una cosa scontata, non ci avevo ancora mai pensato, che da quando il Pegaso alato si è trasformato nel Super Pegaso alato, non abbiamo più la tecnica di dribbling offensiva, ma solo quella di tiro. Da un lato meglio, ma fa sì che Arion sia sempre più attaccante rispetto al suo essere naturale centrocampista. Non mi interessa, va bene così. E dunque abbiamo battuto anche i seguaci quintini, che già dal nome dovrebbe farvi dedurre qualcosa o qualcuno. E vabbè. Certo, non inseguirlo! Potrebbe essere pericoloso! E inseguilo anche te. Ecco, appunto. Rosy, vuoi mica unirti al trenino? Silenzio assenso.
Vabbè. Ah, ecco, parliamo di cose serie. Victor voleva mostrarci la sua nuova tecnica, una versione A2 del Trono di Fuoco, che ovviamente però, essendo A2, forse chiederà anche un'altra persona coinvolta in questa azione. Ah, ecco, di chiede a Darion di impararla, così che da poterla effettuare entrambi. E Mark da dietro probabilmente approva l'idea, l'iniziativa, la scelta, la proposta di Victor Blade. Non sarà facile, ci vorrebbe il vero Axel qui probabilmente ad aiutare davvero. Tanto Victor viene chiamato da non ho capito chi, forse da Vladimir, dal fratello. Anche qui comincio ad averne le palle piene di questa situazione, portata molto per le lunghe, ma ci sta, fa parte della trama. Tanto fra ormai pochi minuti relativamente potremo salutare tutti, cioè non io a voi, però potrò dire di aver finito il gameplay in Azuma Eleven Go, che era quello che tanti desideravano e che io mai avrei pensato di fare dopo un anno circa. Allora, dici tutto, dottore, che succede? Per fortuna sei ben ottenuto che Vic potrò fare. Ah, potrò fare l'operazione. Quindi, perché hai chiamato con tanta fretta e con tanta paura quasi? Non ti preoccupare, anzi, siamo contenti. Così che possiamo anche reclutarti, forse. Sicuramente nel Chrono Stones, nel Galaxy, ma probabilmente anche nel Go. E poi giocare a calcio, sempre che l'operazione vada a buon fine. Si presume di sì. Ok, classici allenamenti. Ci siamo allenati da vera squadra con la mente rivolta alla vittoria, fino alla vigilia della finalissima, quindi si presume un giorno prima. Doveroso è l'incontro con Riccardo, colui che ci ha portato a tutto ciò. Uno dei fautori, lo devo ringraziare anch'io. Cavolo, il tiro sonoro di Riccardo, quante volte l'ho utilizzato? Il maestro, quante volte all'inizio, anch'esso. Insomma, che bello avere Mark dietro, Mark adulto, con questa sua divisa, questa sua tutina. Non capiterà mai più, se non appunto in questa parte di trama, essere solo Arion, ovvero io e Mark. Comunque, torniamo alla Raymond. Mi faccio anche le scale senza senso, perché basterebbe teletrasportarsi. E insomma, dobbiamo scaricare un po' la tensione. Domani dovremo andare tutto per tutto. Ma che dico? Tutto quello che abbiamo davvero? Non basta forse, bisogna davvero crederci. Qui ricordiamo anche un flashback legato ad Iron nel passato, legato ad Axel che l'aveva salvato tempo fa. Ma io voglio solo giocare al vero calcio. Ecco perché devo affrontarti e batterti. Ok. Ma tra l'altro in realtà l'abbiamo già battuto Axel in senso stretto con la sua squadra, con la, non con la Kirkwood ma con la Farm, con la squadra di Cronus e di Sol, insomma non ricordo, no, la Galattico, mi pare che fosse lui l'allenatore, o sbagliavo, o sbaglio. Quindi non so con chi ce l'abbia, cioè penso con Axel sì, ma di fatto abbiamo anche scoperto che non è manco più lui a muovere le redini e i fili del quinto settore. Ok, si chiamerà Trono di Fuoco doppia direzione. Dunque, incontriamoci al campo di allenamento per la 34ª volta. Vediamo cosa avrà da dire. Probabilmente vi sarà l'ultimo grande discorso di Mark come allenatore. Nei nostri confronti. Schi, che succede? Oh! Guardate tutti i vari personaggi che abbiamo incontrato nel corso della storia. Anche Steve, banalmente, che applaude. Abbiamo Archer là dietro, Maddie, Doug, Fight. E non conosco gli altri. Forse c'è Sven, quello lì bianco. Quello che salta, non so chi sia, per esempio. Ascolta gli incoraggiamenti di tutti. E qui, ragazzi, dai, facciamolo. Forse è la prima volta che lo faccio, ma voglio ascoltare tutti. Sarebbe bello parlassero, ma parlo io. Non farti spaventare, questa è la tua grande occasione per far vedere al mondo intero che sei un vero duro. Che duro, come direbbe qualcuno. Questa è una cheat sottile. Fight, Harold si sta allenando come un matto, parlando di Houdini. Ha detto che farà suonare il vero calcio e ha ricominciato a sorridere come era solito fare. Cioè, di vincere, di vivere sempre il calcio nel modo giusto, solo così tutti potranno ricominciare ad amarlo. Questo chi è? Sven? No, Higgins. Ma che cazzo dico? Ne hai fatta di strada, vero Arion? Ricordo ancora la tua prima partita, non eri nessuno. Guardati ora invece, continui a non essere nessuno. Vabbè.
Siamo tutti così orgogliosi di voi, la Zuma Kids Football Club è qui al completo per sostenervi, non deludeteci. Ah, lui fa parte, entrambi, fa parte del football club dei bambini. Qui abbiamo un ragazzino anonimo che sta a indicare come se fossero tutti. Ma sapete che forse è la prima volta in cui bisogna parlare davvero con tutti per andare avanti con la trama? Doug, anche a me piacerebbe che tu possa essere con noi, soprattutto in questa fase in cui ormai non c'è manco più Riccardo. Signora Han, quanto tempo, mettetela tutta oggi, fatevi vedere di che pasta siete fatti. In realtà non penso l'abbia mai vista, ma la ricordo dall'anime, la mamma di Samguk. Maddie, tuo supporto, ce la farete. E poi abbiamo, infine, Steve. In bocca al lupo, non dimenticate, voi siete gli eredi della mitica Inazuma Eleven, di cui anche Steve Grimm, senza forse troppo saperlo, ne faceva parte in maniera un po' inconscia e inconsapevole. Anche Steve ha tirato su un trofeo, una coppa. Il Football Frontier parla con Ivans. Ragazzi, siamo pronti. Siamo pronti alla morte. L'Italia chiamò. In questo caso, la Raymond risponde: 3. Beh, Raymond, evviva! Dai, oh, ragazzi, sono carico, eh. No, dai, c'era la musica quella stimolante. Allora, io adesso non vorrei fare la partita, quindi se mi state chiedendo, farò tutto insieme. Dipende in realtà, dipenderà da quello che succederà, o meglio, se c'è il classico sentiero, la partita accadrà nella prossima puntata, mentre appunto farò adesso il sentiero. Solo che non lo so, ora lo scopriamo. Voi rappresentate il successo più grande del vero calcio. Dovrebbero vincere sempre i migliori. Voi lo siete. Quindi giocate senza alcuna remora. Sarà fatto, grande imperatore. Ma c'è anche David Quagmire, cioè Edvali, non sbaglio. Signore, la squadra è in forma smagliante. Eccolo. Sono sicuro che non avrà problemi contro la Raymond. Non c'è nulla da temere. E praticamente qua ci sono gli ultimi rimasti, gli ultimi eredi del quinto settore, gli irriducibili. Questi giocatori sono di tutt'altra pasta rispetto a quelli che la Raymond ha affrontato finora. Ok, va bene, Austin. Sfida Se così non accettata. fosse, se non incarnassero ciò che il quinto settore rappresenta, la partita non avrebbe senso. Il meglio del calcio regolamentato contro il meglio del calcio libero. Chi vincerà determinerà il futuro di questo sport. Capisco. Ti ringrazio molto per il tuo aiuto. Austin. È stato un privilegio, grande imperatore. Ma chiamalo Axel. È arrivato il momento che rinuncio alla mia carica. Plot twist. Vabbè, tutto ovviamente voluto. Come on. Non ho ancora mai capito, forse me lo sono perso durante le varie parti di trama, eccetera, come Axel sia arrivato al potere così, diciamo, facilmente. Allora, mi sa proprio che non vi è il classico sentiero a sto giro. Quindi non c'è nulla da fare, forse? Sembrerebbe di no. Vediamo se c'è qualcosa da fare. No, qui c'è Archer. Archer, sei tu? No, non è Archer. Vabbè, mettiamoci proprio davanti in posizione ai nostri compagni. Forza, andiamo. Arion, squadra, ascoltate. Questo ascensore ci porterà direttamente sul terreno di gioco al stadio Zenith. Da qui nessuno più indietro. Fino al termine della partita dovete essere davvero pronti prima di entrare. Assicurati che la squadra sia al massimo della forma. Naturalmente, ricordati di salvare prima di continuare. Vuoi continuare? Mi mette un po' di ansia, caro Mark, ma sì, andiamo. Ovviamente ora io stoppo, se dovesse cominciare di botto. Bene, ci vediamo con la prossima parte. Ciao ragazzi!